Sai Beer Tour, Umbre Edition, questa è la prima tappa, siamo al birrificio Amerino di Terni. Ciao, ben arrivati, buongiorno a tutti. Allora, come siete qua, voi siete di Amelia, ci raccontavate? Noi siamo di Amelia, il birrificio si trova a Terni per varie vicissitudini che vi stiamo a raccontare. La cosa positiva è che tra 8 mesi, 9 mesi il birrificio si sposterà in uno stabilimento nuovo con tap room che faremo ad Amelia. Amelia, da dove siamo, dista 15 km, 18 km, quindi sarà tutto un progetto nuovo. Dopo Marco vi spiegherà il progetto, vi farà vedere tutto quanto. Ci troviamo dentro la sala produttiva. Noi abbiamo aperto il birrificio nel 2017. Le magliette riportano il 2015. Perché tutti mi dicono il 2017 e il 2015? Perché nel 2015 era una beer film. Quindi con le nostre ricette siamo andati in un birrificio in Toscana dove abbiamo fatto le cotte sono andate bene. Nel 2016 a Beer Attraction abbiamo comprato l'impianto da un'azienda di Spoleto, la Inox. Nel 2017 è stato possibile avviare tutto il birrificio. Adesso quanti ettolitri siete di produzione per meno all'anno? Il 2021 li chiuderemo sì a 1000-1100, diciamo, la forza. Quindi com'è andato il lockdown, il Covid, l'effetto Covid sul... Allora, il primo è andato male come tutti, chiaramente, ma è durato di meno. In realtà quello un po' più problematico è stato il secondo. Novembre, febbraio è stato quello un po' più duro. Tuttavia c'è stato un grande sviluppo sui social, si è sviluppato parecchio lo shop online, questa è una cosa insomma che è capitata a tutti. Il 2021 tuttavia da aprile già si è iniziato comunque sia a lavorare a piena produzione e effettivamente insomma i mesi questi qua estivi diciamo sono andati bene, ma alla fine il grosso della produzione è stata fatta in 5 mesi essenzialmente. Vediamo insomma da qui a fine anno secondo insomma i prospetti che abbiamo fatto i numeri sono quelli insomma da raggiungere. La prima domanda che facciamo in genere ai birrifici è l'acqua, la base della birra. Com'è l'acqua qua? Okay. Quanti gradi francesi avete impiantato? Noi abbiamo un'acqua abbastanza dura, abbiamo 42 gradi francesi, chiaramente facciamo una filtrazione sull'acqua, ma non abbiamo un discorso di osmosi come dicevamo prima. Ma abbiamo un discorso di osmosi perché? Perché i valori sono abbastanza diciamo ottimi, comunque sono molto in linea con le birre che noi produciamo. Lavoriamo a stretto contatto con il CIE e con altri laboratori della zona per controllare costantemente i vari valori dell'acqua. È una scelta che abbiamo fatto noi qui in birrificio e continuiamo a portarla avanti. Secondo noi per le tipologie che facciamo noi, per il prodotto che abbiamo, è un buon lavoro, chiaramente facciamo delle modifiche sull'acqua, l'aggiunta di sali e quello che è in base alla ricetta, per adesso l'idea è rimanere così. Volete parlarci un attimo della linea experience, che è quella che preferisco in sì, assoluto? Ma ti parlo di tutte e tre le linee che abbiamo, sì. In realtà abbiamo tre linee produttive, la All Season, e sono 6 tipologie di birra. Siamo un birrificio che piace produrre diverse tipologie, le produciamo in pratica tutte, il Belgio, l'America, l'Inghilterra, facciamo tutti. Tra stout, quindi già sulle season troverai sempre, appunto sulla linea year round, troverai sempre Blanche, la Saison, IPA, Double IPA, Triple, eccetera. Poi abbiamo 4 stagionali, essenzialmente, e poi abbiamo la linea experience, quindi è la linea quella più stravagante, poco forse, insomma, la linea è creativa. Sì. Che d'estate è perfetta, frutta, che d'estate è perfetta, in realtà è una linea che comunque sia sarà fissa tutto l'anno, chiaramente c'è un'evoluzione, siamo usciti con queste tre prime produzioni, le abbiamo volute fortemente, sul formato 37,5 con la capsula personalizzata, insomma dobbiamo dare una bella impronta anche perché il contenuto è importante. Ci stanno delle percentuali di frutta parecchio alte, abbiamo da 24%, 26% e quasi 29% di colpa di frutta, quindi sono delle tonnellate di frutta. Sì, ce ne sta veramente tanto. Ananas e lime, lamponi, mirtilli e maracuglia. E mango e maracuglia. La mango e maracuglia già l'abbiamo prodotta, in realtà è la terza e quarto batch che facciamo.
sì. Usciva con, so, come Piazza Muro, come ogni anno, come, insomma, come tutte le, quasi tutte le aziende, diciamo, andiamo a rinnovare quello che sarà il parco birre del, di anno in anno. E, boh, poi Alessandro vuole dire qualcosa, insomma, sulle, sì, sulle creazioni. Io... Birre fondamentalmente abbiamo, siamo partiti da un concetto. Siamo partiti con una base molto simile, dove c'è in alcune birre lei, quindi la Lamponi e la Maraguglia, abbiamo fatto un'aggiunta di lattosio, dove abbiamo deciso di fare questo grosso esperimento con la frutta. Quindi il giorno prima della cotta mettiamo nel fermentatore questi 200 kg di frutta, grosso modo rapporto 50-50, e ci divertiamo poi con un lievito particolare a vedere quello che a noi piace, diciamo, noi li consideriamo, sono sour di entrata, noi li consideriamo, perché hanno una bella parte acida, ma sono chiaramente caratterizzate moltissimo. Quindi è una fermentazione lattica? È un lievito particolare che prima fa la fermentazione lattica e dopo fermenta. Ok. Ok? Quindi non è proprio un kettle, non è un kettle sour, è un lievito molto interessante che... Quindi non è, le raspe, diciamo, i lieviti presenti sulla frutta non vanno a influire perché sono messi in bollitura? No, chiaramente non sono messi in bollitura, la frutta è messa nel fermentatore. Ah, chiaramente okay. Parliamo di polpa di frutta congelata. Ah, ok. Chiaramente il discorso di onde vitali, infezioni, roba strana, in un beneficio, aggiungiamo della polpa di frutta congelata direttamente nel fermentatore. La mettiamo il giorno prima così di far salire la temperatura, perché sennò rischiamo, il rischio è beccare uno shock termico una volta inserita la birra. E lì, una volta giunto il mosso alla nostra frutta, si inserisce il lievito e lui fa i primi 7-8 giorni fa la parte lattica, quindi abbassa, acidifica e poi fa tutto la base. C'è anche del frumento nel... Cioè, chiaramente c'è del frumento, la base è molto simile tre, e la possiamo andare a lavorare sopra. Poi andiamo a lavorare sopra con le varie frutte. Vabbè, allora dovremmo assaggiarli, anzi non posso perché devo guidare, però. Le assaggiamo, vi ringraziamo per l'ospitalità al nostro Side Beer Tour e ci vedremo da meglio la prossima volta. Ciao. Ciao ragazzi.